L'italiano cambia e le parole dell'italiano sono tante e secondo me è stato più facile dare a ciascuna di queste parole un colore, suddividendoli in 8 colori, e trovare la modalità per cui queste combinazioni di colori dessero sempre le stesse risultanze. In questo modo per i ragazzi è più facile perché devono associare solo 8 colori insieme. Le varie parole sono dentro dei puzzle che si compongono e quindi analizzare la grammatica diventa un gioco e questo aiuta, diciamo. Io ho presentato il progetto Intercultura Yes We Can. Abbiamo intitolato questo progetto perché l'intercultura fa parte della nostra vita, la nostra società è diventata sempre più multiculturale e tra i banchi di scuola noi lo viviamo tutti i giorni questo. E quindi andavano, diciamo, incentivati e promossi dei progetti che potessero, diciamo così, rendere tutti gli alunni partecipi e consapevoli di tutto quello che ha a che fare, diciamo così, con l'inclusione sociale. E abbiamo realizzato diversi progetti, uno di questi era dedicato proprio ai rifugiati politici e richiedenti asilo politico. E noi sappiamo tutti che ci sono queste difficoltà legate all'immigrazione, si parla sempre dell'immigrazione come un problema attuale, però quando si sentono determinate storie raccontate direttamente dai protagonisti, queste cose colpiscono molto i ragazzi e si va alle cause del fenomeno, non solo agli effetti del fenomeno, perché bisogna sempre andare all'origine di questo processo immigratorio. Ecco che tutto questo è stato realizzato in una piccola realtà scolastica della provincia di Salerno, Polla precisamente, l'Istituto Professionale Sociosanitario e anche nelle scuole medie di Polla, perché il nostro istituto omnicomprensivo. Noi abbiamo portato questa esperienza, questi racconti dal 2016 in poi, fino al momento della pandemia. Poi ci siamo interrotti a causa Covid. E quindi è stata un'esperienza che ha prodotto bei risultati e sono soddisfatta ed emozionata per questo risultato. Il progetto con cui ho partecipato a questo premio si chiama MOCRIS, è un progetto che vede una collaborazione tra il liceo scientifico Stefano Patrizi di Cariati e il mondo della ricerca e dell'università, in particolare col gruppo INFN OCRA di Roma, facendo riferimento al professor Bocci, il Dipartimento di Fisica dell'Unical, facendo riferimento al professor Marco Schioppa, e l'AB Project di Rosarno, guidato da Antonino Brosio e Antonella Tripodi. In cosa consiste questo progetto? Nel mandare una sonda attraverso un pallone in stratosfera e nella sonda sono racchiusi degli strumenti, in particolare 2 rivelatori di raggi cosmici e quest'anno replicheremo questo progetto agli inizi di giugno inserendo anche dei rivelatori di ozono di raggi ultravioletti e quindi una stazione meteo che prende anche monitor a la temperatura, la pressione e l'umidità e 2 telecamere che servono per fare le riprese sia in fotografia che in video. Tutto questo viene quindi spedito su con questo pallone, poi ricade, con un GPS siamo in grado di ritrovare la sonda con i dati e da lì poi parte tutta l'analisi dei dati. È un percorso che con i ragazzi noi facciamo attraverso il PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro, è un percorso che vede i ragazzi a contatto con i veri protagonisti della ricerca scientifica, acquisiscono competenze sia nella programmazione, nel disegno della sonda, nel progetto dell'esperimento e nella divulgazione anche, nell'analisi dei dati. Perché il progetto appunto non termina con il lancio del pallone e con il recupero dei dati, ma c'è tutta una fase poi di analisi dei dati e pubblicazione dei vari risultati su riviste scientifiche o partecipazione a convegni nazionali o internazionali. Quindi gli alunni diventano protagonisti in tutte le fasi di questo percorso.